Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare... Ah, scusate, io sono Giusto e viva Dancer. Oggi andremo a fare un make-up look quasi abbinato al mio vestiario, che è una cosa rara, utilizzando questa palettina qui, che come ben voi sapete, sapete bene voi, questa è di Unearthly, and it's called Sleepover. E... ma prima di effettuare questo bellissimo make up che nessuno mi ha chiesto ma l'ho voluto fare io perché volevo usare questa meraviglia, iscrivetevi. Siete iscritti? Non siete ancora iscritti al mio canale? Punto interrogativo. Bene, e allora è ora di iscriversi. Allora io adesso preparo lo scotch che metterò ai lati dell'occhio, perché oggi mi va così, perché oggi ho deciso di fare così la stramba. E mentre preparo lo scotch voi vi dovete iscrivere. Allora prendete il vostro ditolino e follow, campanella, yeah, biosfera. Ok, io adesso metto lo scotch e poi e voi fate follow, ok? Va bene? Allora, e poi metto anche il cerchietto con una mano, perché con l'altra c'ho gli scotch. Eccolo qua. Allora, facciamo così. Allora, l'importante, che non me ne frega niente ma ve lo dico lo stesso, vabbè, rendetelo non troppo scocciato e poi fatelo partire dalla fine dell'occhio, possibilmente con la stessa angolatura di questo occhio. Ecco qua, possibilmente, se no pazienza. Allora signore e signori, io, cioè, non è che posso sta a spiegare, posso sta a spiegare, sì, dai. Allora, vado a mettere questo primer di Glamlight nella colorazione l'unica che ho trovato chiara, si chiama proprio così. Come si chiama? Come ti intitoli? Buttercream. Ok, la vado a mettere. Allora, di cosa parliamo oggi, signori e signori? La potevo mettere prima sta base, vabbè. Allora, oggi andiamo a parlare di amicizia. Andiamo a parlare di amicizia. Andiamo a parlare di rapporti con persone dello stesso sesso. Allora, io purtroppo non ho amici maschi. Non so perché nella mia vita quelli poi che si erano amici poi non erano amici. Vabbè. E quindi alla fine ho sempre avuto amiche femmine. O comunque per me era, come dire, più facile approcciarmi a donne. Però devo dire la verità, ho avuto sempre, diciamo così, al 95% dei casi ho sempre avuto esperienze negative. E voi? Voi avete avuto esperienze negative con persone dello stesso sesso? Che, cioè, come dire, dopo un po' ho detto vabbè, oh raga, il problema sono io. Perché si spiega, no? Allora, io parto con questo perché m'attizza una cifra. Termine tecnico, mi attizza una cifra. Allora, io quando vedo sti colori così, ma proprio mi parte la sbrocca. Mi piacciono troppo. Se non se, senza era capito, Non si era capito, allora sì. E praticamente dopo un po', come dire, sono arrivata alla conclusione che il problema sono io, che non si spiega, no? Non si spiega, raga, com'è possibile che vanno sempre male sti rapporti?
Cioè, è possibile che sono sempre gli altri a essere pazzi? E forse allora dico, ok, forse lo sono io, forse sono pazzerella pure io. Cioè, potrei raccontarvi mille aneddoti, veramente, mille di esperienze boh, negative, strane. Il più delle volte è strane, devo dire la verità. Sempre questi risvolti molto particolari, no? Devo dire, sì. Dici, Giussi, ma che stai a dire? No, per cioè, che tutto parte normale, no? Tutto parte molto normale. E tu pensi anche, ma dai, sembra la volta buona che sembra la volta buona, no? Parti così. Tutto molto normale, sembra la volta buona che ho trovato qualcuno con cui condividere qualcosa, con cui parlare, con cui confidarmi. Allora, capito, tu parti, parte la confidata e dopo un po' da questo momento che tu cominci davvero ad aprirti, ad aprire il tuo cuore, e lì sbam, parte tipo la fregatura. E tu dici, ma come? Io giuro che non pensavo. Non pensavo, non ero partita così. Ma allora, nel frattempo cosa sto facendo? Beh, come dire, mi sembra abbastanza chiaro. Sono andata a costruire, diciamo così, una sfumatura dal colore più scuro, in questo caso che però poi andrò a scurire, che è questo qui, quindi dal colore più scuro, poi ci vado a mettere tipo un po' di eyeliner sopra, poi ho messo il colore medio che sarebbe questo qua, e poi ci ho messo il colore più chiaro. Allora, i matte di Unearthly mi piacciono molto molto molto. E comunque ho cercato di mantenere questo taglio così, andando un po' a sfumare verso l'esterno quando necessario. Dicevo, i matte di Unearthly mi piacciono molto perché riesco a fare cose del genere molto facilmente, che non è una cosa così scontata. E poi, cioè, a me quando piacciono i matte, tutto viene da sé, devo dire la verità. Allora, adesso vorrei mettere del nero. Però faccio anche la stessa cosa dall'altro occhio. Si stacca tutto l'ambaradan, sbarabam, bam, bam. Niente, quindi morale della favola che io non posso stare a dire eventi dettagliati particolari perché sennò famo veramente notte. Però non so come uscire da questo tunnel in realtà. Perché nonostante io cambi atteggiamento, no? Perché dico, ok, proviamo a comportarci in modo diverso questa volta. Quindi nonostante io dico, ok, e poi alla fine, boh, gira che ti rigira, mi ritrovo sempre lì, a quel punto lì. E come dire, è frustrante poi. Vabbè, poi adesso col fatto che c'è Sofia e io comunque sono
una di quelle madri, cioè lei per esempio fa fatica a dormire senza di me e sicuramente questa è stata colpa mia, però io non riesco, e non dico che gli altri sbagliano, cioè penso sempre che sia un errore mio, no? Io non riesco a fregarmene, a dire ok, chi se ne frega che piange, imparerà a dormire da sola. Io purtroppo questo step non riesco a farlo. E questa cosa ovviamente fa sì che se c'è da uscire, io la sera non esco, perché io devo stare con mia figlia. Poi ci ho pensato tanto a sta cosa, no? Ci ho pensato tanto e penso, come dire, io l'ho voluta tanto, no, Sofia? Uscirò quando lei sarà un po' più grande. Cioè, per me non è, cioè, come dire, è come se non me la godessi, no? Come dico, ma come? Io, cioè, l'ho voluta tanto e mo perché devo uscire, che è una cosa che ho fatto per tanti anni e continuerò a fare, perché lei non sarà per sempre piccola, anzi, lei crescerà tanto, crescerà, crescerà, crescerà velocemente, tanto velocemente, e che non voglio ritrovarmi a dire, ah, vedi, me la dovevo godere di più, no? E quindi tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che sicuramente è più faticoso fare nuove amicizie. Perché comunque per fare nuove amicizie ci sono, che ne so, i gruppi italiani ad Amsterdam, sta roba qui, o anche solo un gruppo di gente che hanno qualcosa in comune che escono. E devi uscire, se no come fai a conoscere? Dice, ma non puoi uscire il pomeriggio. Allora, il problema del pomeriggio è che avendo tempi sempre ristretti per fare le cose, per fare tante cose, sto controllando, le giornate, i momenti che ho liberi, mi piace dedicarli al canale, devo fare la spesa, devo pulire casa, invece di dire, sai che c'è? Vado a fare nuove amicizie. E così mi ritrovo un po' in questo limbo attualmente, in questo limbo che non mi pesa in realtà, perché, come dire, in tutti questi anni una cosa che ho imparato, e che poi alla fine è solo questione di volontà e di circostanze, che poi ci si può, cioè ci si riesce a fare nuove amicizie. Quello che mi piacerebbe è riuscire ad avere amicizie, persone con figli della stessa età di Sofia. Cioè, mi piacerebbe poterla coinvolgere, no? Perché poi io sono fatta così. No, ma anche per avere più cose in comune con la persona con cui sto legando, no? Perché per quanto mi piaccia avere amicizie con persone che non hanno figli, perché come dici, ti senti, no, più giovane, però è come un tuffo nel passato, no? Ti senti in quel modo lì, come se un po' facessi le cose che facevi prima, e quindi
Quindi per quanto mi piaccia frequentare persone giovani e senza figli, d'altra parte vorrei frequentare vecchi con i figli come me. E lì si apre un altro capitolo, raga. Lì si apre un altro capitolo. Perché, allora, parliamo di quelli che non parlano la tua stessa lingua. Allora, quelli che non parlano la stessa lingua, cioè, o trovi qualcuno che è nello stesso periodo tuo e quindi sta in cerca anche lui, o trovi qualcuno che culturalmente è vicino alla tua cultura, oppure altrimenti, per quanto io, come dire, che so, fuori scuola, dico ok, parlo con qualche genitore. No, non funziona. Però, come dire, anche quando ho cambiato, cioè anche in Italia, cioè non è che ci ho messo poco a crearmi nuove amicizie, cioè con tutto che noi siamo questo popolo di simpaticoni, no? E infatti adesso ci ritorniamo su questa cosa. Perché noi che siamo, ci definiamo, no? Comunque, perché noi facciamo, siamo più calorosi, ci piace fare amicizia, eccetera, eccetera. In realtà, cioè, io ci ho messo tanto per fare amicizia quando mi sono trasferita ai Castelli, e fare amicizia anche con italiani qui non è facile, perché poi, allora, vuoi che ognuno ha le sue cose e quindi giustamente dice oh, ma io c'ho da fa, ma chitte, se no vuoi che c'è un po' di prendo il colore più scuro, intanto questo qua, l'italiano all'estero, cioè ho, è un po' snob, nel senso che, ah no, io non me la voglio fare con gli italiani, me la voglio solo fare. O invece con gli italiani un po' arrivisti, un po' che ti sfruttano per i cavoli loro e poi ti mandano a quel paese. Quindi anche lì non è facile trovare persone sulla tua stessa lunghezza d'onda. Quindi poi con i figli non ne parliamo. Mamma mia, che occhio storto che ci arriva. Allora, voglio fare il sotto. Mi sembrano more or less abbastanza uguali. Abbastanzina. Fammi un po' andare con il colore più scuro qua. Un po', ok, e adesso magia delle magie, mi tolgo la pecetta qui. Magia delle magie, wow. E adesso metto un po' di black. Però io con una mano ancora non ci riesco. E non ci vedo. Quindi, prima di tutto, io sono curiosa se c'è qualcuno di voi che vive all'estero. Come vi siete approcciati alla cosa. Poi se avete dei figli, come vi siete ulteriormente approcciati alla cosa. Ok, e
perché mi rendo conto che più si va avanti, no? E più abbiamo mille modi per comunicare, però poi in realtà è veramente molto complicato fare delle amicizie, cioè costruire veramente dei rapporti duraturi nel tempo, che portino, no, a cose più grosse. Allora, poi c'è da dire che comunque nelle mie disavventure, come di molte cose, le ho sbagliate io. Perché? Allora, ho sbagliato io perché in genere quando vedo qualcosa che non va, prima mi allontano e poi dico, ehi, ma cosa c'è che non va? Ma il più delle volte non mi viene detto. E se mi viene detto non è la verità. O è qualcosa di come di per tenermi buona. No, no, ma niente, perché ah. E quindi poi io dall'altra parte vedo il disinteresse e dico, vabbè, ma va bene, ciao. Quindi, come dire, è un. Mi viene anche da pensare che forse sono io che, sicuramente, che attiro più o meno sempre la stessa tipologia di personaggio e quindi mi ritrovo in questa situazione. Molto probabile. Molto probabile che sia così. Allora, mettiamo anche un po' di sbrilluccichio. Allora, diciamo che la scelta è tra questi due, io andrei con il rosa per tenerci. Questo, però questo è bello. Questo qua. Andiamo con il rosa, no? Super soddisfatta di questa palettina, ringrazio ancora la mia spacciatrice di palettine che vi lascerò il link che mi dà la possibilità di utilizzare questi usati garantiti. E adesso mettiamo il nostro amico mascara. Allora, ho usato, vabbè, penso che l'abbiate capito, ho usato questo, questo e questo. E questo qua per scurire. Che mascara abbiamo qui, signore e signori? Che mascara. Bello quando vado a prendere mia figlia con questi trucchi. Dicono, ma questa è pazza la signora. Molto probabile. Bellino, questo mascara è proprio bellino, devo dire. Ok, ragazzi, sono passati veramente tanti minuti. So che non vedrete mai fino alla fine questo video. C'era un video che si era bloccato, no, si era bloccato, c'era stato un fermo immagine al minuto 18 fino al minuto 20, qualcosa. Cioè, praticamente me l'hanno detto in due. Per dire. Però è comprensibile, raga. Sono io che non riesco a fare video brevi. Però voglio farvi vedere ormai. Cioè, ho messo tutto, metto pure il mascara. Questo è il Curl Bones che vi ho detto di Maybelline, ma sto smaltendo un po' qualche cosa, l'ho buttata, l'ho messa nei prodotti avariati perché sono stufata, qualcosa la voglio terminare.
questo mascara non è male, quindi chissà se riuscirò a finirlo. Qua ad asciugarlo, farlo seccare, adesso lo lascio aperto. Ok, fatto, giuro, finito. Finito. Ma ho detto che bello, mi sta a fa il ragnetto. No, eh? Whisky ragnetto. Allora, sulle labbra metto solo un po' di gloss perché tanto comunque la base un po' colorita ce l'ho. Metto questo. C'ho qualcos'altro qui? No. Metto questo qua. Metto Carminex qui, che non è proprio un gloss, ma è più. Cioè, fa quello che deve fare. Ciao Carminex! Allora. Allora, il look è questo, sono molto soddisfatta. Questa palette mi piace assai. E il video finisce qui. Grazie per avermi seguito, grazie per avermi ascoltato, chi l'ha fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.